È vero che il Comune di Teramo deve pagare oltre 4 milioni all'Istituto Zooprofilattico per la questione dell'area del parcheggio? Per fortuna no, anche ci dispiace che il consigliere Facassa dica queste cose, ovviamente è stato smentito direttamente in consiglio comunale dal sindaco quando gli ha chiesto se aveva letto la sentenza. Il consigliere Facassa ha dichiarato di no. Questo fa capire il livello dell'opposizione, di una parte dell'opposizione in questo consiglio comunale, che nella foga di trovare qualcosa da dire per buttare fango all'operato di questa amministrazione, si inventano poi degli strafalcioni di questo livello. Dunque, qual è la situazione tra i due enti? La situazione è questa, che c'era una causa, ci sono due cause aperte tra comune e zooprofilattico, una diciamo contro l'altra, cioè il zooprofilattico chiedeva 4 milioni di euro al comune, il comune ne chiede su un'altra causa 700.000. Alcuni anni fa si era ipotizzato di fare una transazione cedendo un'area importantissima di questa città, un'area pubblica. Io da consigliere ho espresso dei dubbi, per fortuna, come riconosciuto tutta l'amministrazione, non abbiamo fatto l'operazione, perché invece di essere condannati a pagare 4 milioni di euro c'è stata una condanna di 500.000 euro, ma abbiamo una causa di 700.000 euro a nostro favore, quindi può anche succedere che noi andremo a ricevere forse qualcosa dallo zooprofilattico, forse saranno i giudici a dirlo, ma sicuramente non abbiamo regalato 4 milioni di euro all'Istituto Zooprofilattico come sperava il consigliere Facassa.